Lui, Lucio Fontana, è sicuramente noto ai più come quello dei buchi e dei tagli nella tela, ma ovviamente è molto di più. Con la sua straordinaria ricerca spazialista ha permesso il superamento della concezione classica di scultura e pittura. L'artista infatti aggiunse come materia prima dell'opera lo spazio reale. Questo principio sta alla base del movimento dello spazialismo che egli stesso fondò. Fontana nacque nel 1899 in Argentina, da genitori italiani, e a partire dagli anni 30 si trasferì a Milano, unendosi ai primi astrattisti ed entrando a far parte del gruppo internazionale di artisti chiamato Abstraction Création. Durante la Seconda Guerra Mondiale tornò in Argentina per poi rientrare a Milano una volta concluso il conflitto. E nel 1946, come anticipato, fondò a Milano il Movimento dello Spazialismo. Nel 1949 realizzò il primo dei suoi ambienti spaziali e diede vita alle prime opere con i buchi. Jackson Pollock è stato una figura chiave per il movimento espressionista astratto nato negli Stati Uniti. Tale movimento fu il primo a spostare in maniera decisiva il fulcro dell'arte da Parigi a New York e in linea generale dall'Europa all'America. Da un certo punto di vista si può affermare che l'espressionismo astratto fu una continuazione del surrealismo, con la sua spontaneità, libertà di creazione e richiami al subconscio. Ma come suggerisce il nome stesso, questo movimento andò verso opere completamente astratte, prive cioè di forma. Pollock in particolare mise a punto una tecnica che gli consentì di esprimersi in totale libertà, facendo cadere gocce di vernice sulla tela stesa sul pavimento attraverso l'azione vigorosa del suo corpo. Questo modo di dipingere venne chiamato action painting. Il pittore americano di origine russa, Mark Rothko, a partire dal 1947 cominciò a elaborare il suo stile inconfondibile che gli regalò tante critiche e tanta celebrità. I suoi dipinti più tipici, proprio come questo di fronte a voi, di solito sono in formato verticale, caratterizzati da grandi zone rettangolari di colore disposte parallelamente tra loro. Spesso i bordi di queste forme sono irregolari, proprio come è evidente nel rettangolo color prugna al centro di quest'opera. I contorni frastagliati danno un effetto soffuso e pulsante, tanto che ci sembra quasi che il rettangolo centrale fluttui delicatamente sopra la tela. Suprematismo dinamico è un'opera astratta dell'artista russo Kazimir Malevich. Nato nel 1879 da genitori polacchi, Malevich studiò presso la scuola di pittura, scultura e architettura di Mosca. I suoi primi lavori erano costituiti da ritratti e paesaggi influenzati dall'espressionismo e dal cubismo. A partire dal 1915 l'artista cominciò a realizzare opere astratte, tra cui il celebre Quadrato Nero e una serie chiamata Bianco su Bianco. Dal 1919 in poi, Malevich si dedicò alla creazione di modelli architettonici che lui chiamò architectons, per poi tornare alla pittura figurativa alla fine del 1920, con particolare attenzione alla rappresentazione della vita contadina nei campi. Pieter Cornelis Mondrian, conosciuto come Piet Mondrian, pittore olandese, fondò nel 1917 con altri artisti un movimento culturale battezzato De Stijl, dal nome dell'omonima rivista. Questi giovani creativi furono chiamati anche neoplastici per il loro nuovo modo di esprimersi, caratterizzato da forme astratte, essenziali e geometriche. Piet Mondrian, in particolare, giunse al suo stile maturo di pura astrazione intorno al 1920. Da questo momento evitò tutti i riferimenti alla natura, limitandosi a dipingere su sfondi bianchi, quadrati o rettangoli con i colori primari delimitati da linee rette, parallele e perpendicolari. Ernst Paul Klee, artista tedesco nato in Svizzera, è una figura molto importante per l'arte del XX secolo. Esponente dell'astrattismo, riteneva che l'arte non dovesse rappresentare ciò che è visibile a tutti, la realtà, ma dovesse rendere visibile ciò che normalmente non lo è, l'essenza delle cose. Nelle sue opere quindi vediamo immagini essenziali, rarefatte, talvolta ridotte a semplici linee o campiture colorate. Klee fu sempre alla ricerca di qualcosa, sperimentando anche supporti nuovi e diversi come la carta di giornale, la juta e il cartoncino di ogni qualità e spessore.
Negli ultimi anni della sua vita, Matisse creò un gruppo di collage, alcuni di loro, come questo, molto grandi, che sono considerati la grande fioritura finale della sua arte. Matisse tagliava le forme con un paio di forbici da fogli colorati che successivamente venivano ricomposte da assistenti sotto la sua direzione. Questa tecnica, che aveva già iniziato a esplorare in precedenza, gli aprì nuove possibilità. Il titolo dell'opera qui deriva dal modo in cui sono disposti i ritagli di colore, che creano una spirale proprio come fosse il guscio di una lumaca. Anthony Tapie è stato il più importante pittore spagnolo, emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale avvicinandosi all'arte però come autodidatta, dopo una prima fase in cui esplorò vari movimenti artistici come il surrealismo e l'astratismo, Tapie si avviò verso un percorso del tutto originale. L'artista cominciò a lavorare con vari supporti come la tela e il legno, incorporando ai dipinti argilla e polvere di marmo. Aggiunse anche materiali di scarto come carta, stringhe di scarpe e stracci, e dopo il 1970 Tapie spinse ai limiti l'accumulo di materiali diversi, arrivando a utilizzare anche veri e propri oggetti come parti di mobili. Alla base di questo modo di fare arte c'era la netta convinzione da parte dell'artista che tutti gli oggetti d'uso comune avessero dignità nel processo creativo. L'opera è costituita da un fondo blu ceruleo molto saturo dipinto a tempera. Anche se i dettagli sono realizzati ad olio, la vernice blu a base d'acqua scelta per lo sfondo appare in altre opere dell'artista e potrebbe essere la stessa pittura comunemente usata per dipingere le case in Spagna e Portogallo. Sopra questa superficie monocroma molto luminosa sono disposte diverse forme irregolari. Nei suoi dipinti, che sembrano inghiottire lo spettatore, Rochko ha esplorato con una rara padronanza delle sfumature le potenzialità espressive dei contrasti di colore. Elementi visivi come la luminosità, l'oscurità, gli ampi spazi e il contrasto dei colori sono stati collegati dall'artista spesso a temi profondi come la tragedia, l'estasi e il sublime. Rochko, tuttavia, non spiegò mai il contenuto del suo lavoro. Credendo che l'immagine astratta potesse rappresentare direttamente la natura fondamentale del dramma umano. Le sue vibranti opere di colore affermano il potere della pittura astratta nel trasmettere un forte contenuto emotivo e spirituale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!